Allora, oggi parliamo di fieno, fienili, mucche. Sembra non pertinente, ma lo è. Allora, ieri parlavo con un consulente che sta facendo il percorso di business coaching e sta cominciando appunto a raccogliere, no? Quindi a fare nuovi clienti. E la sua preoccupazione a questo punto è diventata: ma se io da 100 clienti passo a 200, poi come faccio? Perché già così si fa fatica, no? E allora ho cercato di spiegargli qual era la mia filosofia e quale è sempre stata la risposta che io davo alle mie dipendenti quando avevo l'agenzia di incentivazione, no? Che si preoccupavano perché io uscivo e procuravo continuamente nuovi clienti, no? E loro dicevano: ma come facciamo? Siamo poche. E io rispondevo sempre così: intanto preoccupiamoci di fare il fieno. Poi le mucche e dove metterlo, il fienile ci penseremo. Intanto io porto a casa il fieno, ok? Quindi la preoccupazione di come farò a gestire poi il doppio dei clienti è una preoccupazione che è lecita, ma voglio dire, non può bloccarti nella tua crescita. Sei d'accordo? Quindi la prima cosa da fare è esci, vai a fare fieno. Poi si tratta di organizzazione, poi se tu hai una buona organizzazione, vedrai che passare da 100 a 200 non è così difficile. Ci sono consulenti che ne gestiscono 700 di clienti, no? Forse non li vedono tutti, forse lavorano con i primi 100, forse gli altri 600 sono dei clienti trascurati, ma forse potrebbe anche essere che sono anche bravi ad aver organizzato il lavoro. Per cui, no? Adesso i grandi portafoglisti che stanno crescendo. Io sto lavorando sull'organizzazione, chiaramente, perché è da lì poi che devono partire. Avranno bisogno di mucche che gestiranno, ok? Di fattori che gestiranno il fieno, avranno bisogno di un fienile più grande, eccetera. Quindi fa una roba, non ti preoccupare adesso di dove metterai il fieno, ok? Intanto esci e vai a fare fieno, ok? Ciao!